Ciao amici, andiamo a fare queste deliziose crostatine con le fragoline di Nemi, fragoline fresche. Nemi è un paesino dei Castelli Romani con il suo caratteristico lago. Se andate non potete fare a meno di gustare queste fragoline dentro crostatine, gelati, liquori. Ok, bene, io mi sono preparata la pasta frolla e la crema pasticcera che adesso lascio raffreddare. E poi vi metto sotto il link della ricetta. Queste sono le fragoline, vedete? Sono freschissime e le trovate tutto l'anno a Nemia, perché loro hanno le serre, quindi anche in inverno si trovano. Bene, intanto mi imburro gli stampini, li imburro e poi ci metto anche un po' di farina, così è semplice tirarli fuori. Ok. Sì, io vado sempre in questo negozio, sono degli amici dove troviamo sempre le nostre fragoline. Bene, una volta imburrati e spolverizzati di farina gli stampini, vado ad allargare la pasta frolla. La pasta frolla, la dose ho fatto soltanto un uovo, è la dose che faccio di solito per fare una crostata. Un uovo, un etto di zucchero, 2 etti di farina, un etto di burro e un cucchiaino di lievito per dolci. Una volta allargata, con un coppa pasta faccio gli stampini, faccio i rotondini, vedete, in questo modo. Bene, poi metto i rotondi dentro gli stampini, aggiusto un po' con la punta delle dita e con la forchetta vado a bucare, altrimenti poi in cottura si alza. Se non mi copre bene tutto lo stampino, vedete, aggiungo un po' di pasta frolla e poi aggiusto con le mani, così, in questo modo. Bene, intanto il forno è a 170 gradi, così vado già ad infornare le prime crostatine. Aggiusto con le mani in questo modo, ecco qua. Eccole qua, vedete, non le ho fatte colorire molto così rimangono un pochettino più morbide, altrimenti sono dure poi, eh? In questo modo devono appena colorire, quindi una quindicina di minuti. Ok, intanto che inforno le altre, mi preparo gli stampini che ho vuotato perché non ne ho molti e quindi li sto preparando mano a mano. E faccio freddare le prime crostatine che ho tirato fuori. Ecco, qui si vede meglio come faccio, vedete? Quindi se voi avete un coppa pasta più grande rispetto agli stampini, non serve nemmeno che fate questo lavoro che sto facendo io. Anche se i pezzettini ci sono, quelli che avanzano. Ecco qua, così. Aggiusto bene con le mani. Ok. Questo perché una volta cotti io li giro. No? Vedete, c'è il vuoto dove andrò poi a mettere la crema con le fragole. Ok. Bene, adesso comincio a cuocere. Vedete, se volete potete anche metterli girati se vi forma il vuoto sopra, però io li metto così perché sono più precise, vedete? Ecco, perché lo stampino gli dà la forma. E ora ho messo la crema dentro una sac à poche, però poi ho visto che comunque anche con un cucchiaio si può mettere, non è che tanto comunque la vado ad allargare. Bene, adesso appiattisco un pochetto la crema. Sì, in effetti poteva essere tranquillamente messa con un cucchiaio. Ok. Ora sistemo le fragoline, metto su questo vassoio così vado subito a fare la prima foto. Nel frattempo sto cuocendo le altre crostatine. Metto le fragoline sopra. E abbondo perché ne ho comprati 3 cestini e quindi ne metto tante, però
se volete ne bastano anche pochine, ecco qua, carine, carinissime. Manca il tocco finale, un po' di zucchero a velo, una spolverizzata. Ok, belle, molto carine, carinissime. Naturalmente non vedo l'ora di assaggiarle. Ok, e finisco il mio lavoro. Bene, amici, spero che vi sia piaciuto questo video. Se trovate le fragoline, fate questa prova, oppure andate a Nemi a gustarle. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.